Ciao Massimo, come va da quelle parti? Potrebbe Va bene, va abbastanza bene, grazie, potrebbe andare molto meglio. andare meglio. Tu ti trovi in questo momento a New York, dov'è che ti trovi esattamente? Sì, io vivo a Great Neck, che è in Long Island, New York. New York. Sei toscano, mi sembra dall'accento sento Sì, vagamente. Ah, sei io sono di toscano. Lucca. Sei di Lucca. Sei uno di quegli italiani che ha deciso di lasciare questo paese. Sì, uno dei tanti italiani e anche dei tanti lucchesi, perché si dice che ovunque nel mondo ci sono moltissimi lucchesi. Ovunque Moltissimi tu lucchesi. vada, trovi sempre lucchesi, quindi sono uno di loro, sì. Uno di loro. Ecco, tu mi hai mandato una mail dicendo che c'è una notizia che non circola molto in Italia. E questa notizia riguarda il presidente Obama. Mi puoi Tanto dire per non esattamente? fare nomi, sì. Sì, Sì, tanto per non fare nomi. Il premio Nobel alla pace, vabbè, lasciamo stare. Mi puoi dire esattamente qual è questa notizia, Massimo? io ti posso in sintesi dire quello che è successo e poi magari se c'è delle domande particolari, se posso, ti dico la mia idea e ti dico quello che, insomma, quello che sta succedendo. Circa un anno e mezzo fa, uno sceriffo dell'Arizona ha sollecitato da cittadini facenti parte di quello che si chiamava il Green Team Party. È un partito che si era costituito un po' così e sono di quelli che vogliono che la Costituzione sia rispettata, insomma dei fedeli, diciamo, della Costituzione americana, ha chiesto un'indagine a carico che fosse aperta un'indagine a carico di Obama. Per fare questo sceriffo è ricorso a quello che qui si chiama POS. POS è un'investigazione privata e quindi non costa niente allo Stato, alla federazione, perché viene appunto finanziata dai cittadini. E lui ha iniziato questa investigazione dal fatto che la Casa Bianca ha rilasciato un certificato di nascita che non era completamente, non era il tipico, il classico certificato di nascita che qui ti rilasciano quando vai al comune, chiedi al village e chiedi il certificato di Ma nascita. perché era manomesso o perché era Perché incompleto? O perché era incompleto? sì. Allora, io ti dico quello che è successo, in due parole, è stato richiesto il rilascio del certificato di nascita un po' di tempo fa anche Mr. Trump, non so se lo conosci, aveva ripreso più Obama in campagna elettorale perché avevano richiesto il certificato e anche dati certificati, lui non avevano trovato niente su Obama e quindi la Casa Bianca a un certo punto per farli contenti ha rilasciato questo certificato. Questo certificato non era il tipico certificato che si rilascia e quindi ha insospettito qualcuno. È andato in mano ad alcuni esperti e questi signori hanno visto, considera che io ho 30 anni che lavoro su Macintosh, quindi un minimo di queste cose me ne capisco, sembra che praticamente sia stato rilasciato un JPEG, un file JPEG in Photoshop, anziché un PDF, che è usualmente il formato che si rilascia in questi casi, perché il PDF è un documento digitale, finito, non ci sono livelli, è così, è com'è. E quindi il Un JPEG è JPEG invece non era ritoccabile, no? stato Certo. raggruppato, quello che si chiama formattato, cioè tutti i livelli non erano stati appiccicati in maniera che ti diventa un documento unico. Quindi c'erano tanti livelli. Chiunque ha un minimo di esperienza si rende conto che c'è qualcosa di strano, perché un documento ufficiale non può essere rilasciato in quella maniera lì. Io ho poi, se vuoi ne parliamo brevemente dopo, un'idea mia personale del perché è stato rilasciato in quella maniera, che ripeto è impossibile, ritengo impossibile che un ufficio anche legale proposto a questo possa rilasciare un documento del genere in quella maniera. Fatto sta che questo documento è stato poi, diciamo,
preso, analizzato da tutta una serie di esperti e grazie al lavoro fatto da Mike Zullo, che è l'ispettore, diciamo l'investigatore privato. La notizia è la seguente, che c'è stata una conferenza stampa nel marzo, ma che, cioè, siamo già a luglio, quindi io ti parlo già di cose di 4 mesi fa. Il documento è risultato falso, fraudolento. È risultato è completamente non valido. Questa è Ma una. scusa, scusa, il documento non è valido perché noi dobbiamo distinguere un documento falso dalla notizia che contiene questo documento falso. Quindi tu arrivi alla conclusione che se il documento è falso, tutto sommato è stato manipolato, quindi si è manipolata un'informazione fornendo dei dati incompleti o dei dati non veritieri. Gli investigatori ritengono che questo sia stato un documento completamente fabbricato. Cioè, è stato preso un altro documento come base, poi sono stati cancellati perché con Photoshop è abbastanza semplice fare questo lavoro. Cioè, un ragazzino, capito, con 3-4 Certo. anni di esperienza te lo può fare, è piuttosto semplice. Certo. Cancelli i dati, inserisci altri dati, però naturalmente quando lo fai lo devi fare con molta attenzione perché te devi usare gli stessi caratteri. Gli stessi font si chiamano, no? Caratteri perché naturalmente un documento viene realizzato utilizzando lo stesso set di caratteri. Non puoi avere diversi caratteri diversi all'interno dello stesso documento e questo invece non è stato fatto, per esempio. L'ordine progressivo che è in relazione alla data in cui è stato rilasciato il documento non corrisponde agli altri certificati rilasciati precedentemente e a quelli successivi e tante altre piccole cose, dettagli comunque in base ai quali questo documento è stato prefabbricato. Ecco, ma scusa, lo scopo, la motivazione che ha portato questo sceriffo a chiedere questa indagine, qual era? Che cosa voleva dimostrare? Oppure che cosa voleva sapere con esattezza questo sceriffo? Sceriffo, secondo questa procedura americana, quando un gruppo di cittadini, non so se sono 500, numero 1000, una cosa di questo tipo, fa una richiesta ufficiale, deve fare l'investigazione, deve aprire l'investigazione a carico di chiunque sia. Ecco, ma che cosa voleva verificare questo sceriffo attraverso questa indagine? Devi considerare che Obama è un personaggio venuto fuori dal niente e quindi la gente si chiedeva dove è nato, se è americano, dove ha studiato, qual è il curriculum, cioè cose normali. Perché c'è un dettaglio importante, se non si è nati in America, negli Stati Uniti Allora, non si può diventare presidente degli Stati Uniti. esatto, ma c'è ancora un altro dettaglio. Ad esempio, Schwarzenegger è diventato governatore, era diventato governatore della California, ma non poteva aspirare alla presidenza perché non era nato negli Stati Uniti. Quindi Obama, se non è nato negli Stati Uniti, non poteva essere eletto presidente. È un po' questa la sostanza, Massimo? Sì, è questa la Ok. sostanza, esattamente questa, non era candidabile. E poi c'è un altro aspetto, lo devo verificare, ma credo che sia corretto che anche i genitori devono essere americani. E invece nel caso suo il papà non è americano. Sì, questo sinceramente non lo so, io so che No, bisogna ma essere infatti lo nati devo negli Stati verificare Uniti, anch'io. non so No, poi no, no, cioè, però se insomma non da è questo il punto, no? genitori. Ecco, ma poi che cosa è successo una volta Niente, verificata la falsità di questo niente, è documento? successo niente, I media assolutamente ne hanno parlato? niente. No, assolutamente no. Mike Zullo ha detto chiaramente che è stato minacciato, ha trovato cioè, i media completamente disinteressati alla notizia. E in una breve intervista che ha rilasciato Massimo Mazzucco precedentemente, lui dice, immagino che lui è probabilmente ancora più documentato di me, che questa notizia che doveva uscire sui media, era già pronta in parte per uscire su alcuni media,
è stata poi bandita perché è stata abbandonata perché hanno tirato fuori la storia di Bin Laden, no? Che avevano preso Bin Laden. Ma diciamo che o Bin Laden o qualcos'altro, queste sono notizie che non devono uscire naturalmente, per cui non Esatto, escono, questa era stata solo una scusa per confondere, visto no? che i media sono in mano in mano a certi poteri, è chiaro che questa notizia, se non deve uscire, non esce. Ma c'è un altro aspetto, due cosettine. Tu mi dicevi, mi sono fatto poi un'idea mia personale, mi dicevi prima. Ma io voglio farti questa domanda, ma tu credi ancora nello Stato di diritto, Massimo? No, Ah, non me l'hai ecco. risata. No, 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 non mi dire queste cose. Io sono venuto qua in America per lavorare con un progetto credo anche piuttosto serio e interessante. Ora non ne voglio parlare perché non mi interessa fare pubblicità, non è questa la Ci sede, mancherebbe, però certo. invece ho trovato un paese in cui poi abbiamo purtroppo c'è stato l'11 settembre ed è cambiato radicalmente in pochissimo tempo, sempre in peggio, sempre in peggio. Puoi dirmi in che cosa in particolare è cambiato in peggio, almeno dal tuo punto di vista, Massimo? Dal mio punto di vista, quando hai una Costituzione che effettivamente è stata scritta, credo, con gli intenti giusti, no? Cioè di preservare soprattutto la libertà degli individui e poi dopo l'11 settembre ti fanno il Patriot Act, attraverso il quale praticamente ti possono venire in casa, prelevare, te non hai neanche il diritto di chiamare il tuo avvocato, questo ti dico solo un aspetto, no? Cioè, Certo. mi sembra che si sia passati da un estremo all'altro, insomma, è un paese un attimino schizofrenico, un pochino troppo per quello che posso aver visto io. Ma sai, questa strategia della tensione, della sicurezza, di incutere paure, usata in America, usata in Europa, in questo momento è usata da noi col debito pubblico, mica debito pubblico, cioè voglio dire, è una strategia che una volta capita la legge chiaramente, almeno chi segue queste cose, poi la massa naturalmente è ben distratta da altre notizie. Quindi dicevi, è cambiato un po' tutto, anche con questa legge le libertà personali sono sempre, come dire, scemano sempre di più, sono sempre più ridotte. Ecco, ma torniamo a quello che dicevi prima, qual è la tua idea personale poi Guarda, sulla vicenda Obama? prima di dirti la mia idea personale, vorrei aggiungere alcune cosettine a contorno che però ritengo molto importanti per far capire il personaggio e chi lo gestisce e chi gestisce le cose. Non soltanto il certificato di nascita è a questo punto, no? Falso, non vero, ma ci sono tutta un'altra serie di certificati che non sono disponibili, cioè sembra che per esempio non siano disponibili transcript, cioè te quando vai all'università americana alla fine, prima della tesi, no? Fai gli esami e ti rilasciano il voto, cioè ti Certo. rilasciano i transcript, quelli che si chiamano, che sono pubblici. Cioè, chiunque può andare in un'università, no? E richiedere i miei transcript. Capito? Cioè, quando te studi qua, sono cose che chiunque può fare, non sono private. Non si trova i certificati, i vari certificati dove Obama ha studiato e si è graduato all'high school, che sarebbe la scuola, l'elementare, la scuola media, la scuola superiore. Cioè, di questo personaggio qui non si trova niente. Quindi l'uomo venuto dal nulla. Questa è la cosa che mi meraviglia, soprattutto in America, senza considerare il fatto che si considera nero queste cose, a me queste mi interessano poco, queste cose qui. E qui non è soltanto un documento, e hanno segretato tutto. Comunque è un nero anche, un nero piuttosto, come dire, piuttosto bianco. Sì, no, ma infatti lui non sarebbe neanche nero, però lui si è dichiarato nero in campagna Berlusconi l'aveva elettorale. definito abbronzato, comunque, forse non aveva sbagliato più di tanto, ma gli erano saltati addosso, ovviamente, perché in questo caso, non sto difendendo Berlusconi, ci No, mancherebbe. aveva fatto una battuta, Aveva dai, ho fatto una visto. battuta, Aveva certo, fatto una battuta. è un uomo atletico, prestante,
Parla benissimo, conosce Molto bene l'uso del linguaggio, delle pose, tenere il palcoscenico. E poi, vabbè, le solite scene, la moglie, i figli, lasciamo stare, che sono roba da dementi, però la massa corre dietro queste cose. Comunque, no, dicevi, l'uomo venuto dal nulla è diventato presidente degli Stati Uniti. Un uomo venuto dal nulla di cui non c'è traccia del suo passato. E e quel po' questa è che è la venuto prima fuori, volta e che quel po' che è capita. venuto fuori è anche falso. E questa è la sostanza. Sì, beh, questa è la prima volta che capita nella storia americana, perché ci sono stati presidenti, insomma, accomodanti, no? Con Tanti tutte le anche, tanti. età, vabbè. Però è la prima volta che capita un personaggio che non aveva nessuna esperienza a livello diplomatico, nessuna esperienza a livello politico, nessuna esperienza a livello economico come businessman. Vabbè, ma Cioè, tanto sai, ci sono i suggeritori per cui tu devi solo presentarti al pubblico, fare dichiarazioni, essere credibile, piacere possibilmente, per cui ormai il politico è un attore. sì, Quindi certamente. voglio dire, non è che servono dei politici, servono degli attori che sappiano recitare, che sappiano comunicare, che conoscono un po' l'uso della dialettica, magari anche un po' di PNL, ma di quella giusta, non quella che viene divulgata adesso a destra e a manca, conoscono un po' di schemi linguistici, dopodiché hai eserciti di suggeritori per ogni aspetto, quindi impari il copione e lo vai a recitare. Sì, però Elia, se mi permetti un attimino, questa è una Prego, prego. cosa abbastanza anomala in America, perché in America ci sono stati tantissimi casi per cui sono venuti fuori degli scandali che personaggi anche di livello si sono dovuti dimettere perché avevano ottenuto un biglietto aereo gratis. Cioè, casi di questo tipo, capito che poi uno è in difficoltà. Che non so neanche a questo punto se sono vere o Ma sono guarda, fantasiose. il potere quando vuole silurarti si inventa di tutto. Io sono convinto che qualcuno che viene fatto fuori, diciamo, perché realmente in quel caso si applica la giustizia, credo non ce ne siano, o si contano sulle dita di una mano, questo sia in America. Sì, in Italia. Il sistema ogni tanto fa fuori qualcuno che non gli è più comodo, o qualcuno che non l'ha servito a dovere, o qualcuno che pensava di uscire fuori da binari precostituiti. E allora si usa la stampa, lo scandaletto, eccetera, anche perché in alto, tu non ci arrivi se non sei ricattabile, Certo, capisci? Quindi io chissà. non sono molto per sbandierare la bandiera della giustizia quando uno di questi personaggi poi viene dato in pasto ai media è sputtanato totalmente. Credo che sia, che faccia parte un po' anche questo di ciò che decide il sistema. Almeno a mio avviso, Massimo, poi posso Sì, no, però sbagliare. ecco, questo è giustissimo quello che dici te, è giustissimo anche in America, però in America c'è una situazione per cui e si diceva una volta che il politico deve rendere conto ai cittadini, cioè non può fare quello che vuole. Alla fine del mandato deve rendere conto e se ha operato bene viene rieletto, se ha operato male se ne deve andare. E Ma questo questa è era una cosa a livello locale, per esempio, che è questo personaggio, per questo personaggio invece è saltata completamente questa regola. Cioè questo Clinton ha subito e si è dovuto dimettere sostanzialmente per una stupidaggine. Sì, montata molto bene, tra l'altro, Cioè, quindi. capito? Cioè, perché poi non si sa nemmeno se fosse vero o falso, ma alla fine si è dovuto dimettere, no? Sembrava che ci fosse del vero, ma anche molto ricostruito, quindi Insomma, sai, la conservazione dei vestiti, tutte queste cose, capisci? io non sono un puritano, no? Cioè, ma il presidente nel suo ufficio fa quello che vuole, capito? Cioè, vuole dire a un certo punto, che cosa, dov'è il problema? E invece hanno montato una cosa enorme su una stupidaggine, certamente a quel punto era diventato un personaggio scomodo, va bene, d'accordo, ma questo qui fa quello che vuole. Certo, Cioè, certo. questo che a me non mi va più bene allora, Ma capito? il potere, sai, sta diventando sempre più sfacciato. Una volta era meno sfacciato, adesso lo è molto di più. Questo in America, in Italia, un po' dappertutto. Adesso è quasi come a dire che volete, le cose stanno così, rassegnatevi, abbiamo tutto noi in mano, state buoni perché vi facciamo ancora vivere, vi diamo ancora da mangiare, anzi vi Sì, facciamo ancora esatto, mangiare, vi facciamo ancora respirare, ma non per molto, perché poi abbiamo preso qualche decisione abbastanza importante,
di ridurre un po' la popolazione, di aumentare il livello di schiavitù, di privarvi sempre più di libertà, eccetera. Quindi rassegnatevi, il potere sta diventando sempre più sfacciato. Basta vedere in Italia i grandi poteri hanno governato attraverso uomini che mettevano là finora. Adesso in Italia prima Monti, che è direttamente emanazione di questi poteri forti, è eletta, anche lui è emanazione di questo potere forte. Quindi voglio dire, sempre più sfacciati lo stanno diventando in Italia, in America penso sia la stessa cosa. Quindi alla faccia degli stati dello Stato di diritto, alla faccia delle costituzioni, alla faccia di tutto, insomma, alla faccia della gente, dei popoli, alla faccia nostra. Ecco, tanto Sì, per certo. chiudere va bene, Massimo, vuoi aggiungere Allora, se vuoi ti do qualcos'altro? adesso ti posso dare il mio commento personale, Perfetto, che no? la tua idea Magari personale di cui parlavi prima, sì. concludiamo. Ecco, quello che ti volevo dire sono due cose. La prima è che quando parlavi appunto di sfacciataggine, le uniche spiegazioni che io mi posso immaginare per giustificare il rilascio di un certificato in quella maniera sono le seguenti. La prima, chi ha rilasciato il certificato voleva mandare un messaggio. Un messaggio fuori dalla Casa Bianca, sostanzialmente dicendo: guardate, io vi mando questo certificato per dimostrarvi che è falso, è fabbricato. La seconda, invece, è probabilmente la più probabile. Ed è quella secondo la quale questo ufficio legale, perché tanto è partito certamente dall'ufficio legale della Casa Bianca, ha detto: va bene, a questi gli facciamo un bello scherzetto, gli mettiamo insieme un certificato finto e così questi se lo digeriranno, che gli piaccia o che non gli piaccia, come certificato finto. Lo volevano, glielo diamo. Che è ancora più preoccupante della prima ipotesi, ovviamente, però è in linea con quello che dicevi te prima, perché io non posso pensare che un ufficio legale della Casa Bianca possa rilasciare un certificato di quel genere. C'hanno delle procedure così rigide, così standard, che non posso, no, no, no. Tutti i certificati che escono devono uscire in PDF. Ma c'è un'altra terza ipotesi, io butto là per una terza ipotesi, è quella che comunque in casi di necessità si ha in mano comunque diciamo, si ha in mano dei documenti che potrebbero mettere in seria difficoltà Obama. Quindi abbiamo un presidente che è anche ricattabile da questo punto di vista. Quindi un terzo elemento importante, che è la ricattabilità di un presidente nel momento in cui c'è una notizia di questo tipo. Quindi o tu fai ciò che devi fare, o altrimenti noi, come dire, diamo il via libera alla stampa, ti sputtaniamo e ti facciamo anche dimettere. E ci vedo anche questo È nella mia analisi. un'ipotesi. Sì, chiaramente è un'ipotesi. Va bene, Massimo, io ti ringrazio, grazie di questa bella chiacchierata, mi auguro che ci saranno altri collegamenti, magari ci dai qualche chicca o ci parli un po' di questi americani, della loro mentalità, di come vivono tutte queste situazioni, le varie guerre che vanno a fare per il mondo. È un po' questa, mi interessa un po' questo punto di vista tuo che vivi a New York. Ci posso Sì, contare qualche volentieri, volta? molto volentieri, è stato un piacere parlarti, sono a disposizione, se posso dare il mio contributo lo do volentieri. L'hai già dato con questo collegamento. Comunque, grazie, grazie Massimo e in Grazie, complimenti bocca al anche lupo per i tuoi a progetti, ovviamente. te. Grazie, grazie anche a te per il Ciao, tuo contributo. ciao, ciao. Ciao.